la prima forma di partecipazione al bene comune è lavorare. Vorrei però aggiungere una parolina che non c'è nel titolo, ma spero che emerga poi dal convegno, e dove sono invitate, ma c'è nella strategia, no? Sindacato, mondo imprenditoriale, cioè insieme. Cioè non si bisogna lavorare insieme, partecipare, non sei una parte del tutto, ma una parte di tutto, ma tutti partecipiamo a un'unica cosa, che è il bene comune, la dignità dell'uomo, ecco. E credo che questo sia uno dei motivi fondamentali. Credo che sia importante perché c'è bisogno di pace in ogni ambiente, anche del lavoro, perché certe strategie non aiutano a lavorare insieme, a fare pace nel mondo del lavoro. Alcune volte anche ci sono esasperazione d'animo gli uni contro gli altri, ma non si può lavorare gli uni contro gli altri, ma lavorare gli uni per gli altri, perché solo attraverso questo è possibile creare un mondo di pace. Il convegno è stato pensato per un volere del vescovo come qualcosa che nascesse dalla collaborazione di una realtà della città, della chiesa e della città, quindi abbiamo fatto una piccola commissione che si è messa a pensare su come portare questi temi, perché non si voleva solo fare una messa, che è poi importante, il ricordo delle vittime del lavoro, ma anche dare un'occasione di riflessione sul valore e significato della dignità del lavoro. Lo stesso Papa Francesco aveva un incontro qui a Cornigliano, quando è venuto nel 2017, voluto sottolineare alcuni elementi che sono diventati importantissimi. Uno, attenzione alla transizione digitale, che può portare grandi cambiamenti, soprattutto perdita di posti di lavoro in molte società avanzate, e l'altro è sapere che comunque il lavoro è un diritto, un dovere della persona, perché questo le permette di sentirsi parte attiva nella società. La dignità quindi della persona non può stare senza il lavoro, e ha detto lui stesso che è bello che il fatto che la Costituzione italiana sia fondata sul lavoro, perché la democrazia senza il lavoro alle persone non è possibile.